Nella conversazione di ieri mi sono accorto di non aver mantenuto la promessa dei 5 minuti annunciati. Ne chiedo venia, a tutti quanti gli spettatori. Mi atterrò, questa volta, perlomeno cercherò, devo dire, a questo punto, di mantenere la mia promessa. Mi tolgo di nuovo l'orologio, lo rimetto di fronte a me per rispettare appunto i tempi annunciati. Oggi gradirei, amerei parlarvi di una figura di cui si sa pochissimo in Abruzzo, di lui e in Italia. Di lui è stato scritto poco, di recente ha visto la luce un libricino simpatico, anche se non esaustivo, della biografia. Apparso in lingua spagnola e poi tradotto in lingua italiana da una studiosa cubana. La figura di cui voglio parlarvi appunto è quella di Federico Falco. Federico Falco, un abruzzese di cui si sa pochissimo, un Garibaldi in sedicesimo, direi, perché è una figura che ha avuto una vita avventurosissima, che è stato, pensate, un eroe ed è considerato ancora un eroe della guerra di indipendenza cubana. Quella, voglio dire, guerra di liberazione di Cuba dalla dominazione spagnola. Nulla a che vedere, ovviamente, con quella condotta dai Barbudos di Fidel Castro e di Che Guevara. Federico Falco nasce a Penne il 18 aprile del 1866 e respira fin dalla prima infanzia, come dire, tematiche di tipo risorgimentale, si imbeve di ideali risorgimentali, liberali. La sua era una famiglia ricco-borghese della città di Penne, che poi fu una delle città, come dire, tra le prime in Abruzzo a manifestare fermenti risorgimentali. E viene avviato agli studi, si laurea in medicina, ma non praticherà mai sostanzialmente l'attività di medico, animato com'è da questi ideali che lo proiettano verso nuovi orizzonti, che gli fanno sposare la causa delle popolazioni irredente, che gli fanno sposare la causa di quei popoli che vogliono ribellarsi o che manifestano di ribellarsi alle dominazioni straniere, alle occupazioni straniere. Sceglie Cuba come suo riferimento, sposa immediatamente, giovanissimo studente ancora universitario e subito dopo laureato in medicina, sposa subito la causa dei ribelli, cosiddetti ribelli cubani. Dopo aver raccolto soldi e fondi in tutta Italia per finanziare le truppe del generale Maceo che combattevano contro la Spagna, parte addirittura alla volta di Cuba, consegna a Maceo in persona questi fondi e si arruola addirittura nelle sue milizie rivoluzionarie, nelle sue milizie che combattevano appunto contro le truppe spagnole. Diventa, come dire, il braccio destro addirittura del generale Maceo ed entra insieme a lui, trionfatore, dopo qualche anno di guerra intensa, con l'appoggio degli Stati Uniti. Questa guerra fu combattuta contro la Spagna e entra con il generale Maceo, diceva, alla testa delle truppe ribelli a L'Avana. Di lì a poco
diventerà una sorta di referente europeo del nuovo governo indipendente di Cuba, perché è tornato in Italia, ebbe proprio funzioni di rappresentanza ufficiale del governo di Cuba in Italia e poi anche all'estero, perché fu console generale di Cuba anche in Germania, se non sbaglio, a Monaco di Baviera. Di qui voglio dire tutta una sua attenzione nei confronti anche dei paesi emergenti, dei paesi che oggi chiameremmo del terzo mondo, una sua particolare attenzione dedicata anche a forme di incentivazione e di sviluppo dell'agricoltura, ecco, a cui Cuba era in quel momento interessata, una Cuba che era dominata per lo più dalla monocoltivazione della canna da zucchero, ma per cui ecco, Federico Falco pensava ad anche a forme nuove di diversa articolazione delle coltivazioni agricole. Ecco, una figura importante, quella di Federico Falco, che poi aderisce entusiasticamente anche al fascismo, nel quale vede una sorta di movimento continuatore dell'epopea risorgimentale che si poneva nella continuità, voglio dire, con il risorgimento nazionale, con le cause di elevazione e di promozione della dignità dei popoli. Sempre attivo in Italia, negli ultimi anni si ritira in Toscana, dove muore qualche anno dopo, nell'agosto del 1944, in piena guerra, vorrei dire anche in piena guerra civile italiana, ed è questo, insomma, possiamo immaginare anche, come dire, la melanconia, la tristezza, l'amarezza, per non dire l'angoscia, di un intellettuale di questa caratura che vedeva proprio in quel periodo l'Italia dilaniata da una guerra civile, addirittura occupata, l'Italia occupata, ecco, da truppe straniere, vuoi fossero tedesche, vuoi fossero poi alleate. Un particolare che vorrei sottolineare a chiusura di questo mio intervento sulla figura di Federico Falco, che è il figlio di Federico Falco, che lui aveva battezzato Maseo, proprio in onore del generale cubano con cui aveva combattuto, divenne un eroe della Seconda Guerra Mondiale, era un aviatore che oggi riposa negli Stati Uniti, pensate, ecco, nel cimitero militare di Arlington, quindi considerato anche lui un eroe nazionale statunitense.